Cosa sono i token in Keyforge? Come funzioneranno? E questa nuova dinamica di gioco come impatterà sui match che si giocheranno quando il sesto set verrà commercializzato? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In data 29 agosto sul sito keyforging.com, link in descrizione, è stato pubblicato un articolo che ha fatto luce sulle dinamiche di gioco che coinvolgeranno un aspetto molto importante del sesto set del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo, ovvero i token. Da quando sono stati annunciati, infatti, molte erano le perplessità al riguardo. E oggi in questo video, attraverso degli esempi pratici, vedremo come si comporteranno durante una partita. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le meccaniche che muoveranno i token da impiegare durante un match di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Per giocare un qualsiasi token, la dinamica prevedrà di prendere la prima carta dal vostro unico andandola a posizionare di seguito coperta sul campo di battaglia. Ogni mazzo di Winds of Exchange includerà una delle 28 possibili pedine creatura e una carta di riferimento per quella stessa pedina. Arconte, in che senso? Diamo un'occhiata al mazzo Hortensia Dame Quartz Rutter. La carta Arconte di Hortensia somiglierà al tipico Arconte presente in Keyforge, con la grafica che tutti siamo abituati a vedere. Tuttavia, questo mazzo includerà anche la carta pedina creatura Marte Grunt. Questa carta non sarà giocabile, ma fungerà come riferimento per tutte le pedine generate dal mazzo. Questo elemento si potrà collocare vicino all'unico del suo giocatore e potrà essere visionato da entrambi i forgiatori in qualsiasi momento. Quel che cambierà sarà la grafica dietro ognuna delle 36 carte presenti nell'unico. Il dorso, per l'appunto, se il deck presenterà elementi che si serviranno della dinamica dei token, riporterà l'immagine del segnalino di riferimento. In questo caso nello specifico sarà Grunt, la quale immagine sarà inclusa sul retro di ogni carta. Questo potrà tornare utile per evidenziare la presenza reale di pedine in gioco. Ma come verranno generate queste creature al vostro servizio? Diverse carte presenti nel sesto set di Keyforge avranno effetti che vi permetteranno di creare una o più pedine creatura. Ad esempio, una carta che servirà allo scopo sarà Photon Blast. Quando giocherete questa azione di casa Federazione Stellare, potrete infliggere 2 danni ad un servitore presente sul terreno con propagazione 1. Se uno qualsiasi di questi danni distruggerà una o più creature, andrete a creare una pedina sotto il vostro servizio. Quindi, come da regolamento, ripetiamolo, prenderete la prima carta dalla cima del mazzo e l'andrete a posizionare a faccia in giù su uno dei fianchi della vostra linea di battaglia. Le creature pedina entreranno in gioco esaurite proprio come ogni altro servitore ordinario. Potrete inoltre avere più pedine creatura in gioco alla volta, ed esse saranno copie del token di riferimento. Notate bene, creare una pedina creatura non significherà giocare una creatura ai fini degli effetti delle carte.
Le pedine si comporteranno esattamente come i normali servitori quando saranno presenti in gioco. Potranno essere utilizzati quindi per combattere, raccogliere o per innescare le loro abilitazioni, salvo casi eccezionali. Ciascun segnalino potrà anche essere influenzato, come ogni altro servitore, da danni provenienti da qualsiasi tipologia di fonte o status come stordimento e o adirato. Quindi andrà da sé che ogni effetto che bersaglierà le creature in gioco potrà bersagliare anche le pedine. Mentre i token saranno presenti in gioco, potrete guardare il loro retro. Non potrete invece farlo per le creature pedina del vostro avversario, a meno che un effetto non vi permetta tale azione. Sarà possibile, inoltre, che diverse carte appartenenti alle case che formeranno il trittico del vostro unico avranno la possibilità di creare delle pedine. Ad esempio, l'azione Brobnar Brawlin genererà segnalini adirati. Attenzione! Quando l'azione Brawlin attiverà il suo effetto e nel mazzo la pedina di riferimento sarà ad esempio Grunt, verrà creato dall'azione Brobnar il token appartenente a Casa Marte. Potrete, per di più, prendere il controllo delle pedine creatura del vostro avversario attraverso gli effetti presenti sulle carte che andrete a giocare dalla mano, o innescando abilità provenienti dagli elementi presenti in gioco, proprio come una qualsiasi creatura normale. Se prenderete il controllo di una carta dell'avversario che andrà a creare pedine creatura, ma il vostro mazzo non includerà la pedina creatura di riferimento, perché magari l'unico proverrà da un set diverso da Winds of Exchange, l'effetto crea una pedina creatura non sortirà nessun effetto. In tali situazioni dovrete seguire semplicemente la regola standard di Keyforge, che vi permetterà di risolvere la maggior parte dell'effetto ignorandone il resto. Potrete invece utilizzare normalmente l'effetto di carte sottratte al possesso dell'avversario se avrete carte pedina di riferimento nel vostro unico. Quando un segnalino lascerà il gioco per qualsiasi motivo, verrà spostato nella pila degli scarti, come se fosse una qualsiasi creatura distrutta. Una volta che la pedina entrerà in questa zona del campo di battaglia, tornerà ad essere l'elemento originale stampato sul fronte della carta, cessando così di essere un token. Nell'articolo, inoltre, è stato specificato anche come il processo di scelta delle pedine avverrà, descrivendone il meccanismo e sottolineando la peculiarità di Keyforge, ovvero essere l'unico gioco di mazzi unici al mondo presente in mercato. Ora passiamo alla questione retro delle carte. In effetti se ne sta parlando molto. A che pro evidenziare la presenza di un servitore specifico nel mazzo se ogni carta poi verrà coperta con delle bustine protettive, andando quindi ad occultarne il dorso? Risulterebbe piuttosto inutile ai fini del reale funzionamento di questa dinamica, dove capovolgere semplicemente le carte a faccia in giù avrebbe di suo segnalato qualcosa di diverso presente sul campo di gioco. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori notizie al riguardo da parte della Ghost Galaxy o se questa scelta di design rimarrà tale, al solo scopo di rivelare la presenza di pedine nell'unico una volta che quest'ultimo si andrà a scartare. Personalmente non dispiace, dato che avere un aspetto alternativo del retro delle carte di Keyforge mi ha sempre attirato particolarmente, a partire dalla seconda ondata di deck rilasciati durante le leaderboard. E voi cosa ne pensate di questa trovata da parte della Galaxy? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.